oggi ci spappoliamo il fegato! Con me! Oggi un video dove assaggeremo tante patate, tanti snack e soprattutto tante patate. È un video di quelli che piacciono tanto a Gabriele. Sì, è vero, perché ogni tanto ci vuole uno di questi video così patatosi, che allenta la noia, che fa dimenticare un attimo che veramente ci sono anche queste cose sane, insomma, troppe cose bio, troppe cose sane, veramente fanno male, quindi ogni tanto, siccome c'hanno le schifezze, ci sono in commercio, quindi assaggiamole. Oggi un video assaggio snack, per lo più snack salati, con due eccezioni, una dolce salata e una salubre, snack dal mondo. Abbiamo preso delle cose in un negozio, il sito in Catania, in Corso Sicilia, che si chiama Cristaldi. Non è pubblicità, ma se possiamo aiutare un nostro conterraneo ad essere conosciuto, non ci scrivete nei commenti, insomma. E allora Cristaldi è un international food store, in pratica un negozio che vende cibo internazionale. Scusa, cosa è che hai detto? International food store. Ah, ora l'ho capito. C'è scritto sulla busta, non è che me lo sia inventato. Brava. E soprattutto vero. Sto leggendo la busta, lo sapevo. E poi siamo passati da Tiger stamattina, ho preso due cosine al volo e gliele ho infilate nel mezzo. Quindi siccome è tanta roba, basta cominciamo parlare, proviamo subito. Cosa iniziamo? Cominciamo a caso. Piattos. La Piattos. Cominciamo con la Piattos. Allora, cosa sono? Sono cheese potato crisp della Jack and Jill. Vediamo cos'è, da dove proviene. Saranno delle patatine, penso, al formaggio. Piattos cheese, fattori nutrizionali, vabbè, lasciamo perdere, ragazzi, vi dico, sono soltanto 480 calorie per 100 grammi. Prodotto, cioè, nelle una Filippine. Una patatina ha 70 calorie. Vediamo che fanno questi prodotti qua. Prodotti nelle Filippine. Vuoi assaggiare al formaggio? Allora, apriamo il pacco. Noi no, ma dove? L'odore non è malvagio. Vediamo. Aspetta. La forma è questa qua. La forma è, diciamo, un po' esagonale. Esagonale, sì. Sanno come le... Beh, c'è solo l'odore del formaggio. Infatti, sono speziate. E hanno un gusto. Cos'è? Le Pringles. Ricordano vagamente le Pringles classiche, diciamo, senza particolari, no, particolari note. Che dici? Quali, con la paprika? Alla paprika. Ma che dici tu? Insomma, prodotto un po' così, così. Pringles alla paprika, io stoppo Enzo, che sennò se le mangio tutte. Una per ogni cosa. Una per ogni cosa, assaggiamo tutto, va bene? Poi, patatine al gusto di senape. Allora, aspetta, queste sono un'eccellenza. Cioè, passiamo dalla pattumiera al gran gourmet. Ah, veramente? Queste sono costate, questa patatina è costata circa 3 euro. Quanto? Allora, sono must chips, patatine al gusto di senape, miele e tartufo bianco. Più spesse, qua okay. Dice. Della marca, sono la marca, la marca è Tartuflange. Oh. Sono prodotte. Cos'è? Dalla? Dove le producono? Ad Alba, più bene. Sì, sono fatte in Italia. Vediamo. Saranno sicuramente più buone. Vediamo? Allora, sa. L'odore è al tartufo. Dentro il packaging è dorato. La patatina è bella grossa. Sì. Facciamola assaggiare anche a Enzo. Questo è da intenditori, a lui non piacerà. Non mi piace. Si sente tutto, la senape, il tartufo, il miele e le pere. Ci sono le pere? No. Hai visto? Quelle non si sentiva. Buone. Buonissime. Sono quelle che tu al primo assaggio dici Come sono? Ma al secondo dopo sono buone, bravo. E al terzo molto buone, però vi avverto, è un gusto molto particolare, insolito, dolciastro e piccante al contempo. Sì, dolciastro, sì, nulla... la senape e il miele si sentono tantissimo, sì, sì. Il tartufo si sente l'odore e la pera buono, non ce n'è pera. Benissimo. Allora, abbassiamo il range di nuovo, ne facciamo così. Aspetta, queste curve.
hummus, quindi delle patatine ai ceci. Ai ceci. Queste le ho prese, se non mi sbaglio, nel reparto bio. Infatti sono bio organic. Dove vengono queste? Ce n'è per tutti. Anche queste sono costate carucce. La marca? Ci dici la marca? Sono vegan, gluten free e no sugar added. Quindi sono della Trafo Bio Organic Snacks. Vediamo. Belline sono, guardate, sono tonde. Però, vedete, ma qua sotto c'è di tutto, c'è il cannellino. C'è Buclè che chiede l'elemosina. Tondine, vado. Adoro. Queste piacciono solo a me. Anche a me. Ma diciamo che a me troppo buone. Ti voglio fare vedere una cosa. Con un aperitivo, queste sono ottime per un aperitivo. Perché mi devo avvicinare. Non sanno di tantissimo. Guardate come sono fatte. Sono tutte a microbolle, molto areate. Molto molto buone. Tipo la luna. Questa potete darle anche piccoli tranquillamente. Accompagnatele con la Nutella. E poi il cece risale dopo. Sì, risale dopo. Cioè rimane nel palato. Risale e poi no, anche non scende. Risale, però. Queste le ho prese per i nostri amici. Ciliaci, mi pare. Senza glutine. Sono senza glutine. No, senza glutine, senza glutine. E sono snack ricetta senza lievito. Della biologico. Sono del biologico altri cereali e sono snack lupino e fagioli con semi di sesamo. Lupino. 90 centesimi a bustina. Vediamo. Circa. O 1,90. 1,90. No! Mini plasmo? Mini plasmo. Biscottini. Assaggiamo. Io ne prendo due. Oh. C'è una cosa, una montagnetta sopra. Meglio niente, no? Sono punitivi. Ho sentito il fagiolo. Ma anche no. Bocciatissimo. No. Beh, diciamo che il primo non ti piace e il secondo è messo la busta da niente. Non ti capisci, tra il dolce e il salato. No sense. Per me 10. Non sono né morbidi né croccanti, né dolci né salati. Sono insipidi, fagiolosi e leggermente amari. Amari sì. Amarissimi. E allora basta per me 10 per quelli, mi piacciono. E allora basta. Adesso voglio provare una cosa. Qualcosa di veramente buono. Spizioso. Non sapranno di niente, però c'erano delle confezioni tipo da 40 pacchi. Cosa sono? Sono gli Skyflex M.I. Sun Crackers. Sono dei crackers di cui c'erano delle confezioni pazzesche. Io ho preso questi, adesso li apriamo. Prodotto nelle Filippine. Nelle Filippine, questi amici filippini. Aiuto. Quante cose che fanno. Ma tu non sai quante, che tipo di confezioni regalo, di crackers. Una roba incredibile. Tanto che mi sono incuriosita. Faccio, ma che so sti crackers, devono essere riesci tu? Intanto la forma è molto carina, perché sono dei crackers divisibili in tre. Hanno il pretaglio così, visto? Per farsi male in tre. Vediamo di che cosa sanno. Buoni. Buoni. Sanno di crackers Doria. Che è quel crackers leggermente più burroso e morbido. Sì, non sono molto tostati, sono bianchi, poco salati. A me piacciono. Carini. Io ci do 10. Tu dai 10, bravo. È un crackers che va benissimo col tè e che potete accompagnare sia con una salsina salata, ma anche con una marmellata. Ma veramente, non l'avrei mai fatto questo abbinamento. Papà, bene, tu? Quindi ottimi anche per la colazione. 10 per 10. Buoni, non male.
sempre della Piattos, speriamo che sappiano di qualche cosa. Questi qua come sono? Barbecue, Roadhouse Barbecue, Flavor, Patatine, Everyday. Proviamo. A me piace barbecue, a te? Non molto. Sono uguali a quelle di prima, esagonali. Esagonali, vediamo se sanno di qualcosa. Wow! Very hot. No, non eccessivamente. Abbastanza. Buone, mi piacciono. Piccanti! Troppo piccanti, buone ma piccanti. 8 o 6? Non mi piace, 0, 0. Enzo, sono piccanti. Jack and Jill, sempre Jill. Loro. Cosa sono? Le Cheats Chip... Chipster. Crispers. Chipster. No, le Cheats. Le Crispers. Le Crispers, vediamo come sono. Secondo me sono come le Chipster. Schifo. Non ti piace, vero? Papà. Non valgono neanche 9 centesimi. Dai, dai, dai! Non assaggiare, non assaggiare. Ti diamo un consiglio, non lo fare. No, no. Sa di detersivo. Misto a sale. Misto. No, no. A plastica. Niente, niente. Ma che cavolo c'è? Sembra del polistirolo profumato. Brava. Con la paprika. Fa schifo, veramente. Dovete fare degli imballaggi. Zero. Zerissimo. Zero. Da Tiger ho preso le patatine alle mele. Allora, io le ho prese di recente all'Eurospin e devo dire che sono simpatichine, abbastanza croccanti, più di quelle, abbastanza croccanti. Adesso proviamo queste di Tiger che non ho mai provato. Allora, sono così zigrinate. Tieni. Vado. Sono le stesse dell'anno scorso. Buone. Diventa una mela. Mela. Croccole. Buone. C'è dei buchi. Queste sono buone anche per i bambini che non amano magari la frutta fresca. Buone. Voi cercate di fargliela mangiare, però quando vi siete annoiati davanti al televisore, piuttosto che prendere un pacco di patatine, provate queste qua alle mele. Sto cercando gli ingredienti per capire se c'è lo zucchero, perché mi sembrano molto dolci. Allora, mele antiossidante. No, non contengono neanche zucchero. Sono molto buonissime. Dolci, molto dolci, veramente. La consiglieresti? La consiglierei. E quindi? Certo! E adesso, questi, finiamo in bellezza, credo. Spero. I salatini? Ragazzi, se sono una delusione mi incavolo, Questi non erano i miei preferiti alle feste. Dei piccoli pretzel. Non erano i miei preferiti. Ma sono ricoperti di cioccolato. Oro, potrebbero diventare i miei preferiti. Oro, 100. Allora, questi sono invece i miei salatini preferiti. Certo. E ricoperti di cioccolato, spero ancora. Fai di vedere. Guarda, casualmente ne ho preso uno, due. Che fortuna, vediamo un po'. No, dai. Sono ricoperti di cioccolato. No, dai. No. Faccio finta che ce l'ho attaccato. Faccio finta che delusione. Tiger! Mi cadi sul cioccolato! Senti, sei investiti da una fame pazzesca! Buono! Allora, il pretzel è buono, ma il cioccolato no! Il cioccolato non è. Peccato. Non è di qualità. Peccato, perché si sente che il cioccolato non è di qualità. Potevano mettere un buon fondente invece che un latte surrogato. Sono buonini. Buonini. Mille. Basta. Mille. Allora, il preferito. Il tuo preferito. Questo. Questo. Quello, la mela. La mela. E poi quella rotonda. I ceci. Basta, preferito significa... E basta. Questi tre sono i preferiti di Enzo. I preferiti della mamma di Enzo sono... Uno, due e tre. Voilà. Le tavrapatine al tartufo, ma non tutti i giorni. Cioè, questo è uno snack che non va bene tutti i giorni. No. Devi essere
deve essere accompagnato da un prosecchino. Devi essere molto ricco per comprare queste patatine, perché veramente un pacchetto così, però è un, ecco, con un vino secco bianco, con un prosecchino, da aperitivo, diciamo così. Questa è davanti la televisione. Sono cadute le patatine che le stai mangiando. Ne ho preso una. Quelle di lusso sono cadute. Tuffo, certo. Brava. E se il barboncino mangia le patatine al tartufo è un cane di classe. Bene, poi le tue preferite quali sono? E le meline sempre. Le meline sempre. E anche i cecini sempre. Bene, invece le mie preferite sono quelle che sta mangiando il cane. Poi le mele mi piacciono molto. E queste? No, queste qua al cioccolato non mi sono piaciute. Ah, quello è bocciato per me. Quello là alla paprika, no alla paprika, scusa, frighi. Quelle barbecue. Quelle barbecue. Quelle barbecue. E anche i crackers non sono male. In tutto ciò è cascato un altro pacco di patatine aperte, ragazzi. No, forza, andiamo a fare mangiare. Vabbè, no, è cascato il polistirolo. Bene, ragazzi, allora, questi nostri assaggi. Bouclet ha ripulito il tappeto da tutto ciò che era caduto e ha lasciato la fettina di mele, perché il mio cane non è mica scemo. E... Bene, quindi questo video assaggi speriamo che vi abbia fatto un pochettino di compagnia. Quindi cerchiamo di conoscere tutte le patate del mondo, perché è giusto, la cultura va sempre rispettata e portata avanti. Quindi se anche tu vuoi consigliarci un pacco di patate, è un incorreggibile, ragazzi, ti prego, fallo. E quindi grazie per aver guardato questo video. Brava. E speriamo di averti strappato un sorriso. Sì, bene. Se non ti abbiamo strappato un sorriso, mandaci un euro a questo indirizzo IBAN. Oppure comunque condividi questo video. E grazie a tutti i 20.000 iscritti che si sono iscritti, certo, giustamente sono iscritti, a questo canale. Noi vogliamo dire qualche cosa? No, basta, niente meglio più, basta. Tacere. Grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo sempre qua. Sulle vostre tavole. Ciao.